Ragazzi, buon godovedì e benvenuti incredibile nel 16° episodio incredibile della Sus Run con il nostro Sus incredibile nel variopinto mondo di Elden Ring. Questo episodio sarà, spero, se riesco a fare tutte le cosine fatte bene, sarà un video molto spicy perché sarà il video dedicato ufficialmente incredibile all'entrata del DLC, se vogliamo, a fare i preparativi. Mi piace fare i miei piani iniziali perché giustamente me l'avete fatto notare anche voi in alcuni video del The Ring scorsi. A inizio video ho detto XYZ e poi ho fatto ABC perché giustamente i miei piani sono andati tutti quanti in malora. In questo piano però, grazie anche al vostro aiuto, dovrebbero andare tutti quanti a buon fine. Quindi prima cosa, lo dico subito così vi fate due risate se non ci riesco dopo, sconfiggeremo Leonora subito, prenderemo l'ampollina che ci permetterà di resistere al Nihil del nostro Mog adorato, poi andremo nelle fogne a prendere la runa che blocca Mog, poi elimineremo Radan perché uno di voi mi ha scritto che basta fare una cosa di una banalità sconcertante, cioè andare in una grazia di Lindel, mettere notte e magicamente, secondo questo commento, la festa inizierà. E poi sconfiggeremo il Mog autentico e ci fermeremo davanti all'ovetto con Michela. Però c'è un grande problema, ragazzi, io non posso iniziare questo video incredibile senza Sus perché non c'è Sus qui davanti, me lo sono dimenticato lassù e mi sta guardando malissimo, quindi vado a prendere Sus e ci vediamo qui tra poco, incredibile. Guardate quanto è carino Sus quando è tranquillo, non dice niente. Appena lo metto giù, ragazzi, mi mozzica le dita. Guarda, mi sta per mozzicare. Guardalo. Comunque, incredibile, io direi di iniziare subito con il finale della missione del nostro Yura e dovrei affrontare Eleonora, che se ricordo bene era veramente un treno. Non posso competere con te, ma anch'io mi assegno la manica, sai? Oh, Zanna lunga. Ah, ecco dove si prendeva l'arma di Yura. Ok, bimba. Adesso giochiamo. Visto che ti piace usare i poteri draconici, ne stai per assaggiare uno importante. Prendi questo, bimba. Ok. Ok. No, 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 bimba, non mi fregherai. No. Ok, ha finito le cure. No, non ci provare. Ok, bimba. Ecco qua. Molto bene. Lama gemelle di Leonora. Oh, fantastico. Questi sono gli inizi di episodio che mi piacciono. Mi avete detto giustamente, ma come mai non è più cambiato il vestito a Sus? Effettivamente, questo vestito mi piace perché, sai, è un po' rosso, si abbina un po' con Sus. Però non so, in realtà Sus è anche draconico, no? Quindi probabilmente mi piacerebbe anche l'armatura, quella che assomiglia a quella di Mesmer che si trova a Farumasula. Però così, sinceramente, Sus non è male. Sicuramente mi piacerebbe anche l'armatura dei piromanti che si trovano su per le montagne dei giganti, che è molto bella. Il toppino di quella mi piacerebbe tanto averla. Quindi, insomma, c'è tempo per rendere Sus molto carino. Ovviamente spero di arrivare al minimo a livello 155-160 prima di iniziare il DLC, quindi farmerò parecchio. Infatti, guardate che bravo che sono. Mi sono farmato questo qui che ti dà più rune, si trova in un dungeon a Kaelied, anzi che mi sono ricordato dove stava. E poi, come potete vedere, ho esplorato un minimo qui. Ho preso la mappa del Monte Gelmir, ovviamente Villa Vulcano la faremo nel prossimo episodio probabilmente. Ho iniziato a esplorare, come vedete, Liurnia, tutta roba attorno qui incredibile. Ho ucciso il drago sul ponte e ho esplorato un pochino qua. Secondo questo ragazzo, se veramente è così, mi viene da ridere perché è una cosa che sinceramente io non mi ricordavo, perché sarà che Radan l'ho sempre ucciso all'inizio. Quindi, come vedete, qui la festa non è ancora iniziata. Lui mi ha detto perché le feste ci sono la sera. Mettiamo sera, vediamo se veramente bastava andarci di notte, cosa che non ho mai fatto in tutti gli episodi passati. Questo non era attivo, forse sì. Ok, allora aveva ragione il ragazzo, di notte. Sì, aveva ragione il ragazzo, era di sera. Mamma mia, finalmente la festa inizio! Aradan, mi hai fatto aspettare tipo 6 episodi. Preparati perché questo Sus incredibile con la sua armata di gente circa Sus ti affronterà incredibile e prenderemo la tua runa, Sus. Quindi forse è il momento di far festa! Tra l'altro, altra cosa carina, possiamo fare altre cose in questo episodio. Oltre ad andare alla torre di Radan, sbloccheremo la Mimic Tear,
che è la summon più forte di Elden Ring a mani basse. Prendiamo direttamente quella e poi Nocron ce la esploriamo con calma. Facciamo Villa Vulcano e Nocron la prossima volta. Allora, io direi di parlare con questi simpatici personaggi. Inchine Duca. Questa non era morta. Blythe, non eri a Nocron tu, figlio mio? I must admit, I was allowed to star Skirt Radan hold Rani once he's out of the way. Carino, ovviamente. We stand against the dwarves. The festival. Ci sono, vai! È il momento di far festa, ragazzi. È ora, dopo tre episodi. Before we begin. Oh, questo me lo voglio rivedere. Radan è uno dei personaggi più epici della vita, mamma mia. All'inizio era difficilissimo, poi era diventato una pippa, poi una via di mezzo, quindi sus. General Radan, from the inside, by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Già. È diventato una belva. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them, like a dog. Wow. The Radan Festival. Il Radan Festival. Wow. Questa scena era bellissima. Penso di dire una cosa banalissima, ma mi sa che Radan è immune alla marcescenza, mi dicono dalla regia, eh. Sai, no, vabbè, abbiamo il gelo, dai, lo geliamo un pochino, poi evocheremo tutti quanti, quindi sarà divertente. Allora, io direi di trottrellare incredibile e andare a evocare i nostri compagni incredibili subito. Amici, forza, è il momento di divertirci. Ho schivato quell'affare come non lo so neanche io. Andiamo, forza, amici, forza, forza. C'era pure Patches, se non sbaglio, vero? Yeah, baby, è il momento. Che poi Patches scappava, mi ricordo, eh. Congeliamolo subito, vai. Yeah. Allora, mi piacerebbe provare a avvelenarlo, cose incredibili, però non so se ne vale la pena. Da che fa la cometa. Con calma, m'ha preso male. Sì, lo so. Vediamo. Ok, schivata la grande. Evochiamo un attimo per gente. Sus. Ok. No, 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 via, via, via. Col capo faccio riprendere come prima. Oh, buono, buono, buono. Ecco. Ok, ragazzi, molto bene. Molto bene. Non rifacevamo niente con la lancia, ragazzi. Niente, meno male che avevo gli incantesimi draconici. Quindi c'è stato due ore qua. Ok. Finalmente sblocchiamo territori sus. Le stelle cadono. Comunque, è la mia impressione oppure Radan lo hanno rifatto un pochino sus? Nel senso, faceva molto più danno, ragazzi, di prima. Non è il Radan iniziale, non è il Radan a metà, non è il Radan glitchato, è un Radan normale, diciamo. Allora, facciamo intanto un livellino, perché abbiamo 70.000 anime. Io proverei ad andare alla torre di Radan, almeno a sbloccare la runa, perché io so che lì sotto c'è un nemico sus. Allora, ragazzi, c'era una scala qua giù, io l'ho vista. E dobbiamo andare laggiù, vero, amici? Torrent con calma, si fa tutto. Ah, eccolo. Tu devi andare giù. Mi sa che ci crepo male, ve lo dico, eh. Mamma mia, ragazzi, ho fatto una provata allucinante. Ok, qui c'è una scala sus. Ok, vediamo un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta, meno male. Ok, non era tanto difficile, meno male. Wii-u! Ok. Questa cosa la possiamo fare nel prossimo episodio, sicuramente. Quindi io adesso andrei a fare una cosa sus. Andiamo subito alla velocità della luce a prenderci la Mimic Tier incredibile. Allora, sus, adesso stai per affrontare un altro sus. Un combattimento fra sus. Mi sono levato l'arma, quindi giustamente lo può usare solo l'arco. Guarda, ragazzi, la lotta fra i sus qua. Possiamo ammirare l'intelligenza di questo sus 2.0. Che dite, ragazzi? Giustamente, usa l'arco. Allora, è il momento di avvelenare questo sus. Vediamo un po'. Ok. Guarda come beve. No, troppo carino che usa l'arco, dai. Fantastico.
Fratello. Dai. Dai che ci servi contro Mog, fratellino, dai. E adesso lo uccideremo con una mossa finissima. No, mi sa che muore da solo. Vabbè, è morto da solo, volevo ucciderlo così. Vabbè. Molto bene. Molto, molto bene. Usare chiave di pietra subito. Allora, tu devi perire, ragazzo, mi spiace. Non è la giornata per te, ragazzo. Devi morire alla velocità della luce. Devo sbloccare Alter Sus. Eccola qua. Molto, molto bene. Ti prego, fa che la posso portare almeno un livello. Grande. Più 2, vabbè, non è il massimo, però. Io vorrei provare Mog. Allora, ve lo dico, ragazzi, non so come finirà questo combattimento con Mog. Siamo sottolivellati. Alla grande per andare contro Mog. E abbiamo una Mimic Tier a livello 2. Quindi secondo me potrebbe finire veramente male. Io ci provo una volta. Se è fattibile ci provo. Altrimenti ragazzi lo facciamo nel prossimo episodio Mog. Allora qui mi ricordo che era l'inferno. In tutti i sensi l'inferno. Perché per arrivare da Mog ragazzi non è una cosa semplice. Allora amici. Qui tra l'altro c'era un mercante mi ricordo. Cose incredibili. Ora noi faremo una corsa sus. Schivando l'universo. Lo so. Amico. Lo sapevo. Siamo morti. Non siamo morti però, come dire, siamo vicini. Runa del Lord, mi farà comodo. Lasciatemi andare, vi prego, voglio andare dal vostro maestro. Via, 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 lo sento alle mie spalle, mamma mia. Via, 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 via. Allora ragazzi, quel tizio ci ha tolto metà vita con un colpo. Quindi, secondo me, Mog ci fa un culo, ragazzi. Fotonico, secondo me, Sus prima era contento di Radahn perché sotto sotto sapeva che con Radahn c'era qualche speranza. Però con Mog, ragazzi, io ci provo una volta. Vediamo come va. Se ci fa un danno oltre ogni proprio pensiero Sus, andiamo nelle fogne, prendiamo quell'affare e ci proviamo la prossima volta. Però un tentativo goliardico, così. Sus non vuole che provo a affrontare Mog adesso, però proviamoci, dai. Magari ci dice una botta di culo incredibile, lo sciottiamo al primo colpo e... Eccolo, Michela. Certo, che fine che hai fatto, figlio mio. Che poi Mog è uno dei miei boss preferiti, tra l'altro, mi sa non ve l'ho mai detto. Beh, mi ricordo la prima volta, perché io scoprì prima il Mog nelle fogne, e poi questo. Quindi quando ammazzai quello dopo una mille morti, sono arrivato qua, tipo, ho visto un altro Mog e ho detto, cavolo, questo è il Mog vero. Troppo bello, Mog. Nihil! Dearest Mikala. You must abide alone a while. Ragazzi. Welcome, honored Welcome. Guest. To the birthplace of our dynasty. Ragazzi, è così teatrale, mo, che mamma mia quanto è bello. Allora. Vorrei avvelenarlo per capire se è fattibile. Allora, Mimic Tear è morta. Ma è immune alla marcescenza? No, sto facendo un test. Se è immune alla marcescenza, allora siamo finiti. Non è immune alla marcescenza. Questa è una cosa, direi, abbastanza positiva. Però certo, giocarmela così per tutto il tempo, ragazzi. Non so quanto sia sus. Mi dovrei mettere tutte le pozioncine per il mana e tankarlo fin quando non... Cioè, si può fare, eh. Però non lo so. Perché poi in fase 2 è molto più complicato, quindi non lo so. Proviamo un po'. No, una non basta, quindi per due per forza. Quanto danni faremo? Aspetta, voglio fare un test. Beh, 83 ragazzi mi sembra un danno molto importante. Fase 2 il signorino diventa un toro, eh. Non lo so. Sto cercando un attimo di rimemorizzarmelo un attimo perché non me lo ricordo, ragazzi. Quello era così. Quello era così. E questa era così. Va, più o meno. Fase 1. Diciamo che no hit.
Si potrebbe fare. Usciamo un attimo, ma. Sono un po' indeciso, sinceramente, se provarci seriamente adesso, perché è veramente duro. E noi siamo veramente sotto livello a bestia. Quindi non lo so. Ragazzi, 667.000 anime. Questo sì che è un finale di episodio entusiasmante. Facciamo questi livellini che ci siamo assolutamente meritati una cosa. Quanti livelli sono? Wow. Caro Michela, preparati perché quello che hai appena visto è un sus che farà di tutto, anche gli escamotage più sus, per godersi l'esperienza del DLC, ragazzi. Quindi io direi che da questo episodio incredibile di Elden Ring è tutto. Prossimo episodio faremo la torre di Radahn, sbloccheremo rune, sconfiggeremo l'altro Mog in maniera più equa, prometto. E probabilmente inizieremo ad andare verso la montagna dei giganti. Ragazzi, che il gol sia con voi! E ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video, soprattutto nella Sus Run, con il Sus incredibile, pazzesco e assurdo. Alla prossima!